Partiti, scambiatevi un segno di pace. Ah già, abolito pure qui per distanziamento politico. La tregua è finita, allora andate in guerra. Così, all'ombra del governo dei migliori, i leader, allarmati dai sondaggi, cercano di riprendersi la scena. E pensare che l'appello di Mattarella sembrava aver imposto a tutti una pausa dalle ostilità dopo il disastro giallorosso. Ricordate? Un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Difficile a dirsi, figuriamoci a farsi. E infatti, se su vaccini e recovery plan la faccenda è tutta un triangolo amoroso fra Palazzo Chigi, il tesoro e il generale Figliuolo, ai partiti non resta che questo: cercare di non farsi dimenticare dall'opinione pubblica. Come? Riazzuffandosi in una perenne campagna elettorale. Ad aprire le danze è stato Enrico Letta. Accorciati i pantaloni ad altezza di Boy Scout, l'ex abbatino, rientrato dall'esilio, ha rilanciato tutti i temi che nulla hanno a che vedere con il governissimo, ma tanto hanno a che fare con un PD a corto di elettori. Jussoli con allegato il voto ai sedicenni e, per completare il tris, la legge Zan sull'omotransfobia. Capitan Salvini si è rimesso la felpa e dopo la passerella sovranista con Orbán ha ricominciato a cannoneggiare sull'immigrazione, che nei fatti non ha mai conosciuto sosta, e a rimbracciare il megafono sulle riaperture post-Covid. E i 5 Stelle? Alle prese con il traumatico vaffa a Casaleggio, non riescono ancora ad apparecchiare un movimento abbinato alla pochette di Conte. E gli altri? Forza Italia, al riparo dall'eterno Berlusconi, sta seduta alla finestra e vive di rendita con i ministeri della spesa pubblica. Renzi d'Arabia, invece, è pronto a sabotare l'amicizia fra Letta e Conte. Fra i litiganti? A gioco facile l'opposizione responsabile della Meloni. E mentre gli alunni di Draghi fanno assediate per farsi notare e recuperare un decimale, c'è chi, come Speranza, dall'alto dell'1%, se ne frega dei sondaggi e qualcosa governa davvero. Il partito della chiusura. Bye bye.